della macchina che doveva portarmi verso la libertà sta per lasciarmi. Prima che il mio corpo sia disintegrato dai miei inseguitori, voglio lasciare un messaggio telepatico perché i miei posteri possano conoscere la mia vera storia. La storia iniziò nel lontano luglio del 2002, 270 secoli fa. Alcune radiazioni solari determinarono la deflagrazione contemporanea di tutti gli ordigni nucleari costruiti dall'uomo. I pochi superstiti si rifugiarono in profonde caverne, unici luoghi non contaminati dalle radiazioni. E là iniziarono la ricostruzione del loro mondo. Uomini di tutte le razze giurarono solennemente che mai più ci sarebbe stata guerra e si dedicarono alla costruzione di un mondo perfetto. Ma la perfezione non è dell'uomo. La perfezione è solo nella macchina costruita dall'uomo. Perciò era la macchina che doveva regolare la vita dell'uomo. E l'uomo costruì il robot. L'uomo costruì robot sempre più perfetti. E il robot fu tanto perfetto che cominciò a costruire l'uomo e a controllarne ogni suo atto. L'uomo voleva un mondo dove fosse bandito il male e l'infelicità. E il robot costruì un uomo asettico, scevro dal male e dall'infelicità. Ma l'eliminazione del male è l'eliminazione del bene, in quanto l'uno è la contrapposizione dell'altro. Già l'essere supremo aveva costruito un paradiso terrestre nel quale l'uomo visse finché non sentì che solo avvicinandosi all'albero del bene e del male avrebbe trovato il male, ma anche il bene e la felicità. Non so perché questo sentire in questo mondo sia toccato a me e perché ho dovuto cercare questa felicità che porterà il mio corpo alla disintegrazione. Forse il mio nome non è quello posto sulla provetta nella quale fui costruito, THX1138. Forse il mio vero nome è Adamo. Un po' più indietro, THX1138, per un secondo. Attenzione, il soggetto è deconcentrato. THX, sei deconcentrato. Qualcosa non va? Sento di aver bisogno di qualcosa di forte. Prendi 4 capsule di Stator. Tra 10 minuti prendine altre 2. Il soccorso sta arrivando. Qualcosa non va? Fate una registrazione visiva di questo feto. Abbiamo trovato cellule di adattamento e l'abbiamo ucciso. Grazie per la vostra scrupolosità. Abbiamo effettuato una registrazione visiva e l'abbiamo inviata immediatamente al terminal del nostro dipartimento biologico. Tra 20 secondi avrete la risposta. Apportare ancora necessarie correzioni. Ricevuto. Controlla la linea del grafico. Dovrebbe essere 1, 2, 3 più 9. 1, 2, 3 più 9. Stai attento, stai andando di nuovo oltre. Un po' più giù. Ora è vicino. Così va bene. Qualcosa non va? Mi è stato consegnato ieri un gioco nuovo, ma ci deve essere stato un errore. Mi dispiace, ma non si adatta alla mia spalla. Riteniamo che il divertimento porti ad una maggiore efficienza, ma la produzione deve essere standardizzata. Siamo molto spiacenti. Questa è l'analisi delle immagini pervenuteci. Si tratta evidentemente di attività sessuali illegali. L'immagine dovrebbe essere ora sul tuo schermo. Stai bene? Che cosa ti hanno fatto?